stato il presidente Paolo Frattura a chiedere la parola in consiglio regionale per dire la sua dopo l'interrogatorio a Bari per la denuncia di Calunnia. Aspettiamo. Consiglio regionale alle prese con fibrillazioni elettorali, ma che ha visto anche il presidente della giunta regionale Paolo Frattura chiedere la parola per una breve disamina sulle risposte date ai procuratori di Bari per l'avviso di garanzia per il reato di calunnia dopo la decisione di assoluzione da parte del tribunale di Bari per Manuela Petessa e Fabio Papa. Sono soddisfatto, ha detto il presidente Frattura, perché ho avuto la possibilità di rispondere agli addebiti che scaturiscono da una denuncia. Finalmente ha aggiunto: dopo anni ho potuto raccontare i fatti, precisando la mia posizione e confermando tutti i fatti oggetto di denuncia, cena compresa. Sul fatto che le accuse non sono state accertate in tribunale, Frattura ha detto che per la prima volta ha potuto chiarire aspetti che non erano stati approfonditi, visto che gli indagati avevano fatto la richiesta di rito abbreviato. Ho avuto modo di contestualizzare i fatti, ha chiuso Frattura, specificandoli su molti passaggi. Continuo a riporre fiducia nella giustizia.